Veronica Maia, la bella conduttrice della RAI, si racconta in esclusiva a casertasera.it in occasione di una straordinaria serata dove anche noi eravamo fra gli invitati d'eccezione. Non ha lesinato parole la simpatica conduttrice, ballerina e attrice, ma si è aperta alle nostre domande con la sua consueta simpatia e solare, come sempre, non ha avuto un attimo di esitazione ad incontrarci nel backstage dell'evento. Allora, iniziamo dal suo prossimo impegno televisivo. Quando la vedremo nuovamente a tempo pieno in televisione? A tempo pieno faccio la mamma, poi cerco sempre di scegliere progetti che siano compatibili con una vita familiare con tre figli, però ecco, lavoro sempre, sono contenta. Un po' freelance, mentre prima ho fatto 12 anni di esclusiva con la RAI, invece adesso mi sposto un po' tra anche altri canali, altre reti. L'importante è lavorare. Sappiamo di qualche progetto importante suo, ce lo vuole dire? No, top secret! No, stiamo lavorando su delle cose, su un bel rientro, spero a breve, imminente, e ovviamente ne sarei felice. Altre cose le ho dovute rifiutare, che mi sono state proposte perché magari non compatibili con col mio percorso, col mio personaggio, con la vita, appunto, con i bambini che dicevo prima. Quindi a volte è meglio star fermi, aspettare la cosa giusta, piuttosto che avere un po' la smania, l'ansia di dover esserci a tutti i costi, magari nel modo o nel posto sbagliato. Siccome sono serena, posso aspettare. È più difficile fare la mamma oppure l'attrice? La conduttrice. La mamma. Condurre è un gioco da ragazzi. Anzi, la cosa che mi viene, per carità, senza presunzione, ma mi viene facile, lo trovo divertente, lo trovo bello. È come un po' giocare all'attrice. Invece fare la mamma non è un gioco. Quello che semini raccogli, bisogna necessariamente fare, provare a fare sempre il meglio, il massimo. E poi è un contratto senza sosta, senza fine. Le faccio l'ultima domanda, veramente l'ultima. Il suo sogno invece artistico, che cosa vorrebbe fare? Ma io nasco con il sogno del varietà, poi alla fine ho realizzato anche molto più di quello. Nasco ballerina, sono passata per il musical, poi attrice, performer, fino ad arrivare conduttrice di tanti programmi televisivi, però la mia dimensione, quella che secondo me racchiude tutte le cose che poi ho studiato, che e su cui poi ho fatto anche esperienza, come dire, quel bentornato avant spettacolo che tanto amo tuttora. Però penso che la televisione ormai sia cambiata, quindi sicuramente farò altro. Assolutamente. Caserta Sera, un bacio con tutto il cuore da Veronica Maia. Ciao.